Appuntamento con A Tutto Gol del lunedì sera, rigorosamente su Toscana TV, in sostituzione di Vignolini, che tornerà settimana prossima in settimana bianca, quindi lo salutiamo dal... dove sarà? Ortisei. Ortisei, ecco, già voce fuori campo che introduce la presenza di uno dei nostri... Fosco. Cosa, Cristiano? Già mi state spoilerando tutti gli ospiti stasera. Allora, partiamo con lo studio subito, che abbiamo in studio stasera. Fabio Giorgetti dalla mia destra, delegato provinciale CONI, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti. Fabio, alla sua sinistra c'è Michele Fratini. Ciao a tutti, Michele. Ciao a tutti, buonasera. L'avete già sentito che parlava di Ortisei. No, ma ho sbagliato io, c'ha ragione. C'ha ragione Puccetti. Dov'è Puccetti? Cristiano Puccetti in collegamento. Allora, già dall'inizio... abbiamo avuto un saggio delle parti e dei ruoli. Petri ha detto una castroneria e io ho detto una cosa reale, precisa e puntuale. Vignolini si trova a Colfosco tra Corvara e Badia. Perfetto. Lo sai qual è la cosa bellissima? Che io l'ho sentito 7 volte oggi. Ma non sai dove sia. Cioè lui ti parla ma tu non sai da dove provenga la sua voce. Leonardo Petri, ovviamente, presenza, convitato di pietra del lunedì sera. Alla sua sinistra c'è Fabio Ferri. Grazie mille Fabio di essere con noi. L'avete grazie già a voi. Anche Cristiano Puccetti in collegamento. Non ti chiederò da dove, Cristiano, perché sennò iniziamo con la solita tiritera. Da Ortisei, da dove sarà. Ma lo sai Puccetti? Che è successo ieri? Ascolto al volo questo aneddoto su Vignolini. Che è successo? Io sono sempre a Scalperia. Fermo, noi, che manemus obstine. Dopo la partita facevamo la live su Viola Fan. Sì. E lui era in maglia viola in questo bar. Vignolini. In maglia viola in questo bar su dove ha detto i Puccetti. E praticamente che è successo? Un atalantino lo ha sostanzialmente aggredito. Su che cosa? Offendendolo, facendogli il dito medio, e ora io non posso replicare. Lui chiaramente, questo pensava che stesse chiamando una mia, invece aveva 500 persone live a vedere l'aggressione. Com'è finita? Bene, è finita la luce vino? Che Andrea è stato perfetto perché non ha reagito e siamo andati avanti. Sì, avete trovato un atalantino in mezzo ai Mugello in un bar? No, che Mugello? In Trentino, sulle Dolomiti. Peggio ancora? È più vicino quanto? No. Sì, forse più vicino a loro, hai ragione. Se avessi detto uno di Lecce, forse era peggio. Hai ragione. Perché effettivamente, Fabio, Michele, a Bergamo c'è molta polemica. Ieri, vittoria della Fiorentina, decide Piontek, assist di Gonzales. Suonano le chiarine a Firenze. L'Europa non è più una suggestione, perché si fermano anche le dirette concorrenti. Si ferma la Roma, si ferma la Lazio, la Juventus. Suonano le chiarine, Fabio Giorgetti, Michele Fratini. Vediamo la classifica prima, però. Vediamo lo stato dell'arte, i risultati e la classifica. Milan e Inter che rallentano lassù in cima. Il Napoli, cosa ha fatto Michele? Anch'egli rallenta 1-1 nel pomeriggio col Cagliari. Sta giocando, ricordiamo, Bologna-Spezia, che seguiremo. Siamo al 18° minuto. Vince però allo Spezia Corsaro a Bologna. In zona Europa si ferma l'Atalanta, la Fiorentina sale a 42 e la suggestione di Allegri, che qualche giorno fa ha parlato di una Fiorentina addirittura in lotta per la Champions League, inizia, non dico a prendere corpo, però insomma, sto iniziando a vedere anche le reazioni del Petri alla mia sinistra, però prima facciamo la tesi, poi passiamo all'antitesi. Fabio Giorgetti, Michele Fratini. Allora, Michele. Allora, io credo che sicuramente questa squadra si è dimostrata ieri una squadra tosta, perché i primi 20 minuti hanno fatto molta paura, appressavano altissimi fin quando non è entrato Amrabat, come dire, Torreira era in evidente difficoltà, però abbiamo chiuso il primo tempo con un'occasione per parte, abbiamo fatto gol nel momento come dire, perfetto, perché era, mi sembra, il 57esimo, gli è stato annullato un gol che era veramente quel piede meraviglioso di Malinowski, lanciato quello strale meraviglioso, perché quel mancino farebbe innamorare chiunque, secondo me, e ci è andata bene. Poi abbiamo tenuto una partita da squadra che può raggiungere un obiettivo. 3 settimane fa con Leonardo qui dicevamo che comunque avremmo misurato la squadra sicuramente con l'innesto di Piontek, che si dimostra un centravanti diverso sicuramente da Vlahovic, però comunque incisivo e determinante.
abbiamo giocato, secondo me, da squadra, con un, come dire, fra una delle squadre più rodate che gioca il miglior calcio, anche se quest'anno oggettivamente ha dato diversi segnali di peggioramento. In casa. Fuori casa erano ineccepibili. Assolutamente. Quindi anche questo è un dato rilevante, Fabio. L'altro dato rilevante è che hanno fallito tutte le prime sei, hanno fallito la vittoria. Tra l'altro il Milan, comunque vada, ha fatto un pareggio raccolto in un certo modo. Quindi l'Inter ha fallito in casa direttamente. Secondo me, mantenendo il nostro equilibrio, secondo me, come dicevamo quasi un mese fa, chiaramente dopo la cessione di Vlahovic non c'era tantissimo ottimismo, però secondo me la convinzione ci può portare a raggiungere degli ottimi obiettivi, secondo me, soprattutto considerato anche che un pizzico di fortuna è girato il vento, come si suol dire, secondo me. Quindi chiarine da parte di Fabio Giorgetti, tutto bene, la Champions mi sembra allora. Vediamo le parole di Allegri, così intanto diamo la parola anche a Michele. Leonardo, vediamo, così caliamo subito sul piano delle concretezze, cosa ha detto Allegri sulla Fiorentina a margine del derby con la Juventus. Ha detto: se la Fiorentina vince con l'Atalanta e recupero con l'Udinese, ricordiamo il giudice sportivo ha comandato di rigiocare la partita con l'Udinese, la Fiorentina è lì, se la gioca per la Champions League. Sei d'accordo con l'analisi di Fabio? Sì, e aggiungo. Innanzitutto la Fiorentina ha fatto anche una mossa che mi è piaciuta molto, cioè ovvero ha messo Nico Gonzalez finalmente a piede invertito sulla destra e lì è dove rende meglio, secondo me. Invece quando si diceva lui è un mancino, è solamente sulla fase, invece no, la differenza la fa proprio lì lui. L'abbiamo visto anche ieri quando ha fatto quell'accelerazione pazzesca per l'esterno, perché ricordiamo che l'esterno deve avere i tre tocchi, no? La fase di controllo, lo scatto a seguire, se poi la mette in mezzo ancora meglio, se fa rete siamo proprio all'apoteosi. Dunque Nico Gonzalez ha tutto ciò. Abbiamo visto finalmente un Sottil che per molti non era accreditato perché era ancora acerbo. Qualcuno mi diceva, a Cagliari non ha mai giocato. Questo è il giocatore, finalmente abbiamo in casa l'ennesimo calciatore che proviene dal vivaio. Un vivaio anche lontano, perché la prima volta che l'ho visto, no, poi ti sto preparando Leonardo, ti sto preparando, che gli occhi di tutti noi, mentre facciamo questa analisi correttissima in punto di diritto, Fabio, Michele, però l'occhio Fabio Ferri cade inevitabilmente sulle reazioni dell'antitesi. Hanno tutti paura che il dottor Bruce Banner sia arrivato e No, ma io perché il tema della serata io vorrei continuare, detto questo, paradossalmente quel Malè che sembrava per qualcuno su questi studi, dunque lo dico, un viaggio di nozze, che insomma una località oscura, e qui non mi riferisco a Ortisei, sempre al grande Leo, e poi Igor. Okay. Leo, mi ricordo ancora quando mi dicesti, mi piace stasera perché mi sento vincente stasera, Leo. Quando mi dicesti parecchio, ma non perché si va in Europa League, si va, insomma, penso di sì e spero di sì, ma spero di sì. Perché anche Igor, che era tanto declassato, il signor Igor ieri ha fatto l'ennesima prova, secondo me ottima prova. Poi mi puoi dire, non c'era Ilicic, perché ormai non c'era Zapata, non c'era Muriel, certo. Non c'era, per carità, questi giocatori mancavano all'Atalanta, però altrettanto vero la Fiorentina 3 su 3, mettila come vuoi, girala come vuoi, 3 volte l'ha incontrata, 3 volte l'ha battuta, meritatamente, meritatamente. Ci dicono da casa, se vogliamo parlare di Europa va benissimo, ma per favore non parlate di Champions League. No, assolutamente, allora, nessuno ha parlato di Champions League. No, Allegri ha fatto. Allegri, Allegri è chiaro. C'ha paura di qualsiasi cosa che viene da sotto. Inizia a subodorare, forse. Finendo, tuttora, gli acquisti, diciamo, i nuovi acquisti, ovvero Cabral, ovvero Iconé, presi nella sessione riparatrice, ancora sono fermi lì e devono rodarsi. Immaginiamo se questi due acquisti dovessero rodarsi bene. Io vedo una bella realtà ad oggi, se si parla di risultati, perché poi fantacalcio, fortuna, non fortuna, no, qui parliamo di continuità. La Fiorentina ha spazzato via dalla Coppa Italia il signor Napoli, la signora Atalanta, non lo so, forse fuori casa, ha dimostrato
Tra l'altro, senza il play, dico play perché quando parlo con Leo mi ricorda il ruolo che giocava, il play, senza Torreira, mettendo Amrabat, che a me non perché fa impazzire, sono sincero, era play, Leonardo era play, giocava play davanti Station, alla difesa. A casa, quando sarei in lui. PlayStation. Che dico, a un certo punto la Fiorentina vince e convince e piace, diverte a tutti. Fermo lì, suonano le chiarine da questa parte, vediamo se suonano le chiarine anche per Fabio Ferri, perché poi voglio andare su Leonardo Petri, sentiamo se abbiamo in questo studio una voce divergente, in questo studio che oggi temo è uno studio sì. Ridanciano, no? Ah, impossibile, dici tu? No, temo di sì, temo di sì. Che la divergenza vi sia. Vi sia, Ferri. Però prima sentiamo Fabio Ferri, chiarine anche per te Fabio. Ma allora io stavo guardando quando era l'ultima volta che la Fiorentina aveva vinto 3 partite in fila contro l'Atalanta ed era successo tra il 2012 e il 2013, quindi era passato un po' di tempo. E una cosa che io ho sottolineato e che mi viene da sottolineare dopo queste 3 vittorie contro l'Atalanta è che forse il rapporto di forza si è un po' ribaltato, detto che ai miei occhi l'Atalanta ancora dispone di un quantitativo di giocatori e di qualità superiore alla Fiorentina, però il calcio è bello anche per questo, non sempre vince chi ha più qualità o chi ha più tecnica, vince la squadra che ci crede di più e forse la Fiorentina in questo momento ci crede di più, a una missione questa squadra, è missione per conto, no, non di Dio, ma però, di qualcuno sì. In missione sia, cominciando dal 2 di marzo, quando andrà a incontrare la Juventus, tra l'altro oggi Leonardo, la Fiorentina su Instagram... Tu sì. Segui Instagram. Ha lanciato la sfida. Esatto, ha lanciato la sfida, il guanto della sfida con questo post. Dice, per noi non è una partita come le altre. Tutti allo stadio, Fiorentina-Juventus 2 di marzo. Leonardo Petri, è arrivato il tuo momento. No, allora, attenzione. Hai dato in là. Allora, come posso allora, io non partire da una roba così? Non è una partita come le altre. E per forza giochino la squadra, te che sei succursale giochino la madre, perché se te mi racconti una roba così dopo aver venduto Vlahovic 20 giorni fa a loro risolvendogli il più grande problema che avevano, poi se mi dici non è una partita come le altre, non sei credibile, e se non sei credibile questa roba è meglio non tu la faccia, per come la vedo io. Torniamo al calcio. Io sono contento che la Fiorentina stia facendo grandi cose, ma siccome io vivo calcisticamente nel futuro, devo sottolineare anche che non so quanto una squadra sabotata a gennaio possa continuare e sperare di fare il girone di ritorno al pari del girone d'andata, perché poi il problema è tutto lì, perché noi bisogna chiarirci su quanto la Fiorentina si sia indebolita rispetto al girone d'andata, perché sostenere che questa Fiorentina sia più forte di quella del girone d'andata è una tesi francamente insostenibile. Noi abbiamo un fuoriclasse che è l'allenatore, che giustamente ha rigenerato tutti, chiunque prenda lo fa diventare un giocatore di calcio, e noi siamo aggrappati, come ha detto Italiano, che ha detto siamo aggrappati a questa situazione di classifica, ma quando uno l'è aggrappato non è una situazione di relax o di comfort, è una situazione in cui oggettivamente stiamo combattendo da Davide contro Golia, quindi le inutili, qualora noi dovessimo andare in Europa, cioè io spero non vi sia il coraggio di attribuire gli stessi meriti a tutti, perché da una parte c'è una società che ti ha indebolito e sabotato, da quell'altro c'è un allenatore che se tu gli dai i ferri e gli fa fare gol anche ai ferri. Io giocavo un po', c'è differenza, c'è differenza, ho visto giocare il cioè, ora finisco e tocca. C'è differenza fra tutto questo. Quindi, a me mi basta che le differenze si emergano, che poi la Fiorentina, che Piontek, anche Piontek al volo, certo. Ma Piontek le ha reato per fare il sostituto di Vlahovic, non c'era uno in tutta Firenze che sosteneva che Piontek potesse fare il sostituto di Vlahovic. Ora io su Piontek se fa 20 gol da qui alla fine, 10 gol da qui alla fine sono contento, ma nel lungo periodo la valutazione è su Cabral, non è su Piontek. Questo è un altro tema, però volevo sentire, visto che ha introdotto, diciamo, se io dovessi dare un titolo a questa prolusione di Leonardo Petri, metterei
la società sabota la squadra. Fiorentina sabotata, hai detto. Petri, due punti. Petri, due sabotata punti. Fiorentina con sabotata. Cattiveria. Con cattiveria, con dolo, con malizia, con dolo, e malignità. No. Sentiamo se Puccetti, Cristiano Puccetti, è d'accordo con l'analisi testé svolta dal nostro maître à penser di Leonardo Petri. Cristiano, ti sei già stufato? Petri no, beh, ma sinceramente, per partire da una delle ultime cose che ha detto Leonardo, sì, io non avevo registrato tutto questo scetticismo intorno a Piontek. Nel senso, lui è arrivato ed è stata una scommessa di 6 mesi, cioè la Fiorentina, dobbiamo ammetterlo, anche se magari Leonardo fa un po' di difficoltà, ha fatto una bella operazione su di lui, perché comunque si è riservata la facoltà di valutarlo nell'arco di 6 mesi per capire se all'interno di una squadra che riusciva ad esaltare le caratteristiche di un grandissimo attaccante, ma di tanti altri calciatori, è riuscito a far segnare tanti elementi della rosa, Piontek poteva tornare quello che era nei primi 6 mesi della sua prima esperienza italiana, cioè al Genoa, quando aveva una squadra che giocava per lui e riusciva anche a inventare dei gol dal niente, ed è il motivo per cui nel mercato di gennaio il Milan, rovinandolo successivamente, lo aveva acquistato per 38 milioni di euro. Certo. Quindi io non avevo tutto questo scetticismo. Onestamente dicevo anche che avendo un calciatore di proprietà a Cabral, la Fiorentina poteva anche fare il ragionamento di puntare su di lui. In realtà le ultime settimane ci hanno raccontato una storia diversa, ed è una storia dove emerge prepotente la figura di un allenatore che è per distacco, come avevamo già detto, il valore aggiunto della Fiorentina, perché tu metti un centravanti in questo che è il finalizzatore di un lavoro collettivo, di costruzione anche, in questa squadra, e lui riesce a farlo segnare. Cos'è successo da quando Leonardo, dicevamo con molta miopia, aveva criticato le scelte di Italiano con la Lazio, le scelte di formazione? La Fiorentina a quel momento ha vinto 3 partite in 10 giorni, 2 di queste con l'Atalanta, ha passato il turno in Coppa Italia, e alla fine, nella sostituzione di 2 calciatori su cui tutti siamo d'accordo, il valore è profondamente diverso, su uno c'è un riscatto di poco più di 10 milioni di euro, l'altro è stato pagato 75 milioni di euro, quindi sono 2 cose diverse, sono 2 prodotti, se vogliamo estremizzare il concetto, molto diversi e anche in un range di prezzo molto distante. Ecco, da quel momento lì, quello che è stato preso a zero, diciamo, e che forse sarà riscattato, ha segnato 4 gol in 3 partite. L'altro, in una squadra che sta avanti in classifica, ha segnato 1 gol in 4 partite. Nei primi 10 minuti. Dove sta la differenza? Nei primi 13 minuti, pronti in via. Panchina. Sì, sì, assolutamente. Poi, tra l'altro, capisci? Neutralizzato, no, da prendere. Piontek ha segnato 4 reti in 3 partite. Vlahovic ha segnato 1 rete in 4 partite. Quindi cosa mi vuoi dire? Che mi vuoi dire che questa statistica è definitiva? Poi, cioè, mi vuoi dire che questa è una statistica attendibile? Però è un breve periodo che va valutato. Perché partiamo dagli stessi presupposti, cioè Piontek arriva e gioca in una squadra nuova e segna 4 gol in 3 partite, Vlahovic arriva, gioca in una squadra nuova, ha sempre la chance di giocare titolare comunque fino a questo momento, e segna 1 gol in 4 partite. Sì, ma quindi tutto che questo ci, danno? Ci racconta che il calcio è una scienza irrazionale, ma ci dà una differenza netta anche fra i 2 valori in panchina. E non è una Fiorentina più forte, non può essere una Fiorentina più forte, ma non è neanche una Fiorentina sabotata. Questo è un termine che tu hai voluto forzare nel tuo consueto modo di picconare una società che nella scelta specifica di Piontek ad oggi va solo elogiata. Io ti auguro una cosa sola, che il 3 di marzo tu possa dire le stesse... tu possa dire le stesse cose, perché il sabotaggio consiste nel fatto
almeno che non tu mi voglia dire che queste tre partite siano un dato definitivo, perché poco di questi conteggi li facciamo a fine campionato e guardiamo, no, chi è. Ma più noi dobbiamo miope, commentare la realtà, più miope, Leonardo. Perché oggi certo, è lunedì 21 febbraio. Se te mi fai un'analisi, stiamo parlando. Se te mi, no, sì, ho capito, ma siccome non finiamo stasera né il campionato né la trasmissione, andando avanti con le trasmissioni e col campionato, ci sta che codesto dato o venga confermato oppure abbia delle variazioni, no, vedremo, però, lo verificheremo. No, ma quello che dico è che in un campionato come questo, aspetta, in un campionato come questo, un campionato come questo, senza star a fare tanti discorsi, se noi avessimo tenuto Vlahovic fino a giugno e messo dentro un esterno che voleva italiano, che mi pare un sì esattamente Ione, ma anche Ione, che a me garba tantissimo, noi avremmo Berardi. Giocato la semifinale. Per chi ti stai riferendo? A Berardi? A Berardi. Noi avremmo okay. giocato la semifinale con la Juve di Coppa Italia, sì. con Vlahovic con la maglia viola e loro senza un centravanti, e avremmo aggredito l'Europa e a questo punto anche la Champions con una forza che non è fermo quella lì, fermo lì, no, fermo lì, aspetta, fermo lì. Allora chiudiamo e andiamo in pubblicità pochissimi secondi con un messaggio. Petri dice: la cessione di Vlahovic è una scelta volontaria della società, e su questo è un tema sul quale si dibatte, ne dibatteremo dopo pochi secondi di pubblicità. Ripartiamo da qua, intanto che è successo a Bologna? Bologna no, Parigi sempre Spezia, 1-0 no. per lo Spezia. Pochi secondi di pubblicità, siamo di nuovo qua. Influenzali? Raffreddore? E C! Vivin C, con vitamina C per le difese immunitarie, agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli E C, Menarini! Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Da Euronics più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti. Difendiamo la vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop a prezzi protetti. La Coop sei tu. Pensavi.
Prendere meno. Succede tutto durante la pubblicità, siete dei discoli, Michele. Sei un discolo, ti metto la nota sul registro. Stai attento, non l'hai mai presa in vita tua, te la mette Lucherini stasera. Ci siamo lasciati con una, non una provocazione, una riflessione di Leonardo Petri che dice: Fiorentina sabotata dalla società che poteva scegliere di tenere Vlahovic e ha deciso di non tenerlo. Fratini, condividi la ricostruzione di Petri? Allora, può dire... Può dire anche una verità, può dire anche una, non la verità, una verità. Una però da, allora, d'altro canto c'è, Vlahovic ha dichiarato, e l'abbiamo visto dall'esternazione, ha fatto un comunicato stampa, c'è durante la conferenza stampa. Pareggio del Bologna. Pareggio del Bologna, pareggio del Bologna, una, okay. Con lo Spezia. Il suo sogno era andare lì, giusto o no? Il suo sogno era andare lì, l'ha detto o non l'ha detto? Era andare lì, ora subito. Dunque, davanti alla volontà, vorrei finire però, Leo, davanti alla volontà del calciatore... La società era con le spalle al muro. Allora, l'unica cosa che potrei, avrei potuto capire è quello di dire: allora, Vlahovic, potevamo tenerlo, se fanta, tenerlo, darlo via a 60 se andava in Europa League. Lo dava a meno, chiudevi l'affare ora a gennaio e trovi le condizioni. Tanto se non ha un problema di soldi, convengo con te, Leonardo, su questo. Però ormai è andato via. Abbiamo. No, beh, no. No, vorrei finire, però. È andato via. Andiamo avanti. La Fiorentina. Ma lo sei d'accordo con Petri? Sì o no? Parzialmente, ma lo sai, parzialmente posso essere d'accordo, lo sai. Allora, te ti, giustamente ti esalti per queste tre vittorie all'Atalanta in questa stagione. Ma se non ti esalti, Leo, scusa, se non ti esalti quando vinci, quando ti esalti? Ma io sono d'accordo. Ti dici quando ti esalti? Bene. Scusa, se no veramente. Quando vinci, hai detto bene, quando, ma non quando vinci una partita. No, quando butti fuori il Napoli, butti fuori l'Atalanta, vai avanti in coppa. È lì che ti esalti. Bene. Quando vedi la classifica che con la partita. Punti alla Champions League. Secondo te questa stagione fra 10 anni, almeno che la Fiorentina non vada in Champions o non vinca la Coppa Italia, sarà ricordata perché ha eliminato l'Atalanta nei quarti o perché hai venduto Vlahovic a gennaio? Io però ti rispondo. No, io sono contento da un lato perché abbiamo sempre preso il modello Atalanta e tuttora lo prendo. L'Atalanta sembra abbia finito un ciclo, si può dire, no? Sia in fase un po' calante perché i giocatori dal settore giovanile non emergono più in A, non vengono più dal settore giovanile. Sono tutti stranieri anche lì. Scusami Gianni, scusami. Concludi al volo? Perché sì, poi... sì. Dunque dico, la Fiorentina è diventata una bella realtà, ragazzi, lo dico con tutti, allo stesso faccio la battuta, lei consentimela, il tuo Allegri ha detto in chiare note che la Fiorentina è diventata una realtà. Posso porre una domanda a tutti? Prego. Allora, deve. Noi tutti siamo consapevoli del fatto che Italiano è il motore di questa Fiorentina. Sì. Italiano sta portando la Fiorentina a competere con squadre allenate da Mourinho, da Sarri, Mourinho, da Spalletti. Secondo voi, no? Cosa avrebbero fatto Mourinho, Sarri, Spalletti, Simone Inzaghi, Antonio Conte, Guardiola se gli avessero venduto il capocannoniere di campionato a gennaio? E supplemento, seconda domanda: quanto pensate che stia Italiano in un contesto in cui gli vendano i migliori a metà campionato? Io ti dico, prego, vai. Giorgetti sul punto. Allora, vai. Non gliel'avrebbero venduto. È un potere contrattuale diverso. Però questo ci sta, è il gioco del calcio. Questa è stata una scelta, secondo me, volontaria della società, che ha voluto ottimizzare un investimento per non perdere, come dire, come è stato fatto con Chiesa, il valore del giocatore. Piontek, secondo me, è stato un buon acquisto, un tipo di centravanti completamente diverso, perché non protegge la palla, entra solo in area di rigore, quindi deve essere servito e, come diceva giustamente Michele, sul piede invertito dà il meglio di sé, non ci sono ombre. La Fiorentina, secondo me, dà un segnale positivo elevatissimo, che è quello di aver vinto due partite di una difficoltà, ma no... per il blasone della squadra, per come si era messi, perché vincere a Bologna a 3 minuti dalla fine è un sintomo che non solo hai carattere, scusa Spezia, perché oggi c'è Bologna Spezia, non quindi. Solo perché guardavo là un grandissimo Gordarnato, bella azione del Bologna, cioè veramente un grande movimento, il sintomo è che hai il carattere per arrivare in fondo concentrato e ieri hai la capacità di soffrire, quindi la vendita del centravanti, del capocannoniere, è sicuramente, come diceva il buon Leonardo,
un attimo di sabotaggio, perché comunque era un, come dire, un patrimonio della società. Mi permetto anche di dire una cosa: non è detto che la vendita non produca in Piontek altri 10 gol, e ce l'auguriamo tutti, perché potrebbe anche essere che col modulo di italiano e la convinzione di tutta la squadra riusciamo a fare questo. Domanda. Dico un'ultima cosa, Gianmarco. Io mi leggo a te ora. La frase di Vlahovic. La frase di Vlahovic è stata sbagliata quando ha detto è una partita come le altre. Sbagliata, senza ombra di dubbio, perché quella la deve fare. È un'affermazione che deve fare un centravanti affermato dopo 6-7 anni e non un ragazzo di 20 anni che ha fatto un trasferimento come ha fatto lui, secondo me. Ma nemmeno un affermato, perché la Fiorentina gli ha dato la gioia di andare avanti. Però magari dopo 6 anni era venuto via. Ma, vabbè, ci vuole il rispetto a prescindere. E noi, secondo me, non sono d'accordo nemmeno sul post, che secondo me enfatizza una competitività che secondo me di cui non c'è bisogno. Che loro sono gli unici a non avere. Fermi lì, chiaro come acqua di ruscello, Fabio Giorgetti. Cristiano Puccetti, volevo farti una domanda un po' marzulliana, ma me l'ha introdotta il Petri, quindi non è colpa mia, ma si assume la responsabilità il Petri. Cristiano Puccetti, tra 10 anni, cosa si ricorderà di questa stagione? Ma mi ricorderò che la Fiorentina è tornata al gioco. Dopo 2 anni di tenebre, dopo 2 anni dove si sono avvicendati un allenatore che era un ex, Montella, e un allenatore come Beppe Iachini, che è stata una grande figura della Fiorentina, molto amato dal tifo, ma che ha sempre propugnato un calcio molto noioso, efficace sotto alcuni punti di vista, per la salvezza niente di più. E quindi la Fiorentina, un po' in maniera rocambolesca, quindi dopo un rifiuto, diciamo, ricevuto da Gattuso, che aveva deciso di sposare questo progetto per motivi ancora disonorevoli, no? Per come sono stati raccontati, e poi che hanno portato anche molta sfortuna a Gattuso, e che alla fine tutto questo ventaglio di soluzioni non ha dimostrato di averle, no? Magari rimpiange di aver chiesto e imposto, diciamo, l'acquisto di alcuni giocatori del suo procuratore, che poi alla fine, diciamo, i destini non sono poi così legati. Quindi è arrivato un allenatore che è senz'altro uno dei migliori allenatori emergenti italiani, che purtroppo, diciamo, appena avrà un'opportunità più grande della Fiorentina, lascerà la Fiorentina, come ha fatto nel suo percorso molto rapido nell'ascesa verso i vertici del calcio, e mi lascerà l'idea di una squadra che in questo momento è, guardando la classifica, l'assoluta rivelazione del campionato dal punto di vista dei punti e anche del gioco, perché poi le altre cose, sai, io non ci sto al gioco di far finta di essere quello che la Fiorentina non è o non può essere. Questo è il gioco di Leonardo, è diciamo cucito intorno al suo personaggio, gli si addice, e quindi va benissimo. Però non si può far finta di credere che la Fiorentina sia qualcosa di più grande di quello che è in realtà. Quindi non è stata sabotata, senz'altro dispiace che si sia dovuta privare di un calciatore come Vlahovic a metà stagione. Beh, per ora, diciamo, in un brevissimo periodo le scelte della società hanno premiato tecnicamente anche l'allenatore, che non aveva peraltro neanche... Che discorso è, Leonardo? Ti rispondo io alla tua domanda. Ma che discorso è? Ma come puoi paragonare Italiano al credito e alla forza contrattuale che può avere un Mourinho, uno Spalletti? Ma ancora non è nessuno Italiano. Ma come puoi fare una domanda così? È chiaro che all'interno della domanda tu comprendi che c'è una stortura che porta verso la tua tesi, ma che poi non è così sostenibile. Italiano è un allenatore che ha una prima grande occasione, la Fiorentina la sta sfruttando benissimo, la utilizzerà per andare nei palcoscenici più importanti del calcio italiano e forse internazionale, e così accetta anche la cessione di un giocatore come Vlahovic. Quanto alle parole di Vlahovic, ormai... E chiudo la panoramica sugli argomenti trattati. Ormai tutte le dichiarazioni fatte da calciatori e allenatori
da un certo punto della classifica in poi sono dichiarazioni preparate a tavolino dall'ufficio stampa. Cioè, se la gente non lo sa, lo possiamo tranquillamente svelare, prima di una conferenza stampa c'è un briefing con gli addetti alla comunicazione che analizzano tutte le domande, peraltro spesso molto prevedibili, dei colleghi nelle varie conferenze stampa e ripetono e preparano il calciatore a rispondere qualcosa che la società molto vuole chiaro. Che venga detto. Molto quindi chiaro. La Juventus, per stuzzicare, stimolare, per creare una frattura netta subito tra Vlahovic, che come prima dichiarazione aveva ringraziato la Fiorentina, e il suo passato, hanno suggerito questa risposta, che è anche una risposta, oltre che molto fredda, anche un po' stupida. Allora, che non sarà ovviamente per tutti, tantomeno per lui, una partita come le altre. Chiarissimo, faccio un mini pignamino del Puccetti pensiero per chi è a casa. Ti dice cosa si ricorderà tra 10 anni? Il Rinascimento Viola si ricorderà Puccetti, attenzione. E poi ti dice Leonardo Petri, Puccetti dice a Petri, la tua è una falsa analogia, perché non puoi paragonare italiano, che non ha il potere contrattuale, dei big allenatori, la tua saresti tacciato di falsa analogia dai logici. Ma c'è, sofisti, guarda, la, allora, prima di tutto, la vera miopia trovo sia quella di Cristiano, che accetta passivamente il fatto che la Fiorentina debba continuare ad essere negli anni la succursale della Juventus, cosa che non accade in nessun'altra parte d'Italia con squadre del livello della Fiorentina. Il Torino ha tenuto Belotti fino a scadenza e ha rinnovato Bremer, il Napoli manda via Insigne a scadenza, nella Lazio Immobile e Milinkovic-Savic vi giocano da anni in memory. Quindi la Roma ha rinnovato Pellegrini, le situazioni analoghe in altre piazze del livello della Fiorentina, Lazio, Napoli, no, Torino, non sono analoghe, sono gestite nello stesso modo, c'è un particolare, sono gestite in modo diametralmente opposto e nessuno fallisce, anzi il Napoli lotta per lo scudetto, sì, però la Lazio lotta per andare in Champions League ed è andata in passato, c'è un particolare, il particolare che la Fiorentina, tu lo dici, no, finito, c'è un particolare che la Fiorentina quando otterrà l'Europa League smetterà di fare questo tipo di ragionamento. Ma ora non può, ora non può, dice cioè questo, aspetta, allora, vorrei finire, vorrei finire, tu mantenete a me mister Leo, vorrei finire, c'è un altro particolare, non si è detto, perché qui al Napoli o alla Roma questo non accadrebbe, ma chi l'ha detto? Ma ci sono allenatori, hanno infatti, fatto fuori Totti, hanno infatti, fatto fuori Icardi, cosa stai dicendo? Hanno fatto fuori, ma fammi dove finire, è andato a giocare per lo stesso, però si parla, fuori Totti anche si parla di niente, si parla lui, dai, veramente, parlo del niente, sono allenatori che comandano, ma di che si parla, dai, via, allora, sto dicendo la verità, ma parliamo di calcio, fuori, parliamo ma di calcio, fatto dai, fuori, ma chi no, arriva all'Inter ai portogliati? Leo, comunque, criticare oggi la Fiorentina diventa ridicolo, criticare oggi la Fiorentina diventa ridicolo, perché è meritatamente dov'è, sta giocando bene a detta di tutti, gli allenatori contro, e la stizza di Gasperini, che era venuto a Firenze per vincere per la terza volta, ha perso, è indicativa. Allora, da fuori testa, la Fiorentina ora è una realtà. Così ha interrotto dandomi ecco, dandomi di ridicolo. Adesso vi tiro il bromura addosso. No, beh, ho detto, è ridicolo criticare la Fiorentina, non ho detto te. Allora, continua a interrompermi. Allora, aspetta un attimo. Vuoi rendermi di ridicolo un'altra volta? No, ho detto è ridicolo criticare. Non ho detto di te. Calma. Sto criticando io, di chi dici? In generale non si può criticare. Leo, non si può criticare la Fiorentina e Babari. Basta. Ragazzi, allora, Michele, chiarissimo il tuo ragionamento, è ridicolo, non è una critica a Petri, no, è una, no, fermi, buoni, è una, non è una critica a Petri, è una critica all'opinione di Petri, mettiamo una cosa io chiara, non allora, la critica non è mai io alla non persona. Voglio essere interrotto, benissimo, siccome io vai. Mi sforzo di non interrompere, non voglio, okay, che, vabbè, non voglio allora, venire, scusa, però si è lasciato trascinare dall'enfasi, male, Petri, molto male. Vai, Petri, finisci il tuo ragionamento, che era un ragionamento... Allora, nonostante le difese di Corte, nonostante le difese di Corte di Taluni, i fatti sono sotto gli occhi di tutti.
tutti siamo ben contenti che il fatto che la Fiorentina vinca le partite. Intanto il rinascimento viola bisogna sia tangibile a fine campionato, perché oggi la Fiorentina ha vinto due partite con l'Atalanta e ha vinto a Spezia. Siamo lontani, anche perché questa, e naturalmente nessuno lo sottolinea, prima di tutto si parla di Piontek, io parlerei di Cabral. Piontek doveva essere il sostituto di Vlahovic, tant'è vero che nella prima partita in cui Piontek ha giocato e segnato c'era Vlahovic a Napoli. Quindi Piontek fra quattro giornate gioca Cabral nella logica dei fatti. Se poi Piontek dimostrerà e tutto. Però qui il problema è che questa, oltretutto, si parla della realtà. Questa è una squadra che ha da rifare una difesa, perché Milenkovic a giugno va via se non rinnova il contratto, e se lo rinnova glielo deve rinnovare. C'ha un portiere che è comunque in scadenza e non rinnova, e fino a ieri non si parlava con casa. C'ha un laterale destro che è un prestito semplice e sarà difficilissimo farlo restare a Firenze. C'ha da riscattare in mediano, perché Torreira va riscattato ad oggi e probabilmente lo sarà con i soldi di Vlahovic, e quindi mancheranno i soldi di Vlahovic poi alla fine. C'è da riscattare Piontek, se va riscattato, o da comprare un centravanti. Quindi ragazzi, c'è da comprare un centrocampista. Voi mi ragionate di tutto, però vi dai retta a me. Godete della vittoria sull'Atalanta, che il calcio è un'altra cosa. No, io allora posso replicare. Vai, grazie. Marco, Cristiano, aspetta, prima Cristiano che ha alzato la mano e che è lontano e ha precedenza. Vai Cristiano. No, volevo chiarire una cosa con Leonardo, cioè volevo chiedergli. Sì. E sotto quale punto di vista sono lodevoli le operazioni del Torino e del Napoli che hanno perso Belotti e Insigne a parametro zero? Io non riesco a capire che cosa ci sia di positivo in queste operazioni, visto che tu le hai prese ad esempio su come bisognava condurre il rapporto con un campione, in questo caso un centravanti, comunque un attaccante, un giocatore di livello. Quindi A, sotto quale punto di vista sono lodevoli queste operazioni? B, per quale motivo, di fronte a un calciatore che sta vivendo da anni la sua miglior fase della carriera, una rinascita per un giocatore che pensava di essere altro di quello che poi è stato, cioè Piontek, e ci fermiamo agli ultimi 10 giorni, quando lui ha preso il posto di Vlahovic, ha segnato 4 gol in 3 partite, per quale motivo noi oggi dovremmo parlare del suo sostituto che è arrivato da poco, sta in panchina e ancora non conosce manco il nome dei compagni? Cioè, giornalisticamente, quale interesse avrebbe oggi parlare di Cabral e non di Piontek? Allora, condivido Cristiano. Bene, rispondo. La critica di Puccetti è: Petri, tu guardi un albero che cade e non la foresta che cresce. Questo ti dice Puccetti. Allora, io credo che il Napoli in questi anni abbia dimostrato come si fa calcio, perché a Napoli sono passati centravanti clamorosi e i soldi investiti sui calciatori ceduti sono stati reinvestiti in giocatori migliori. Su Insigne, intanto io non ho detto, ho detto che si può fare in maniera diversa, che non è obbligata la Fiorentina a fare la vendita, perché altri hanno scelto strade diverse, e non fallirà il Napoli. E se il Napoli, tenendo Insigne, vince lo scudetto, perché ha puntato magari a perdere qualche cosa dal punto di vista economico, ma ha voluto tenere il giocatore fino alla fine per provare a vincere finalmente lo scudetto, questo va visto e giudicato alla fine. Su Piontek va bene, è ovvio, c'ha ragione. Su Piontek posso essere d'accordo. Posso dire solo una cosa. Solo sulla parte di Insigne, perché giustamente Leo dice: il Napoli ci prova, tiene comunque un giocatore di qualità, anche se a me devo dire la verità, Insigne non è che non lo ha dato alla Juve, va in Canada. Lo manda in scadenza, al termine dell'esperienza con Napoli andrà a Toronto, dove guadagnerà una bella cifra. Ti dico anche però, Leo, almeno secondo me, che il Napoli non avrebbe mai incassato la cifra che la Fiorentina ha incassato per Vlahovic per Insigne, perché Insigne ad oggi, per profilo anagrafico, per qualità tecnica, per tutto quello che vuoi, vale molto bene. Quindi è una rinuncia più semplice. La Lazio per Milinkovic-Savic l'ha incasserebbe. Per Milinkovic-Savic è un altro discorso. Infatti io ti ho fatto l'inciso su Insigne. Per Immobile la incasserebbe. Sì, però qui, e poi il punto non è questo. Allora, il punto è, se te hai un obiettivo sportivo
e comunque rischi anche di perdere dei soldi per provare ad ottenere dei risultati, o se anteponi l'aspetto economico sempre e comunque. Anteponi l'aspetto economico, dice Michele, vai velocissimo. No, no, devi parlare perché abbiamo con noi trasmissione. Una domanda aperta, un quesito aperto, un'analisi aperta. Perché parlare del futuro quando oggi il presente dice altro? Ma lui vive nel futuro. No, vorrei capire questo, perché a me altrimenti non è che si ridicolizza la situazione in generale, altrimenti si passa da gufi. Cioè non esiste. Io oggi mi prendo il bel risultato della Fiorentina a livello mentale, a livello strutturale, a livello tutto, mi godo l'attimo, il momento, perché devo pensare a star male a domani quando sto bene oggi? Non ha logica, non ha logica. Scusa un attimo. Non ha logica, Leo, non ha, scusa. Allora, non ha logica il ragionamento di Petri, dice Fratini, per pochissimi secondi di pubblicità, poi siamo di nuovo qua perché Petri ha introdotto un altro tema che è quello di Italiano. Dice Petri, Italiano si stuferà con questa gestione della società appena arrivato, vediamo un attimo, sicuramente non sarà contento che l'abbiano venduto il capocannoniere, e su questo siamo d'accordo, però da qui a dire, Leonardo, ma lo voglio slisciare dopo la pubblicità insieme anche a Cristiano Cuccetti, da qui a dire che insomma lì per andarsene già si sta stufando, mi sembra, ce ne corra, tra pochissimi secondi qui. Raffreddore? Vivin C con vitamina C per le difese immunitarie agisce su primi sintomi influenzali e raffreddore. Vivin C, puoi stare alla larga dagli ecci e menarini. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Da Euronics, più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. Vieni a scoprirli nel tuo negozio Euronics. Euronics, un mondo più avanti. Difendiamo la vostra spesa quotidiana dai rincari. Più di 200 prodotti Coop a prezzi protetti. La COP sei tu. Dal 2000 la Fondazione Tommasino Bacciotti si prende cura dei bambini del Meyer. Grazie al progetto Case Accoglienza Tommasino riesce a mettere a disposizione gratuita delle famiglie dei lungodegenti 24 appartamenti, sostenendo le spese di affitti e utenze e offrendo un aiuto costante per tutte le loro esigenze. Dona il tuo 5 per 1000 per sostenere la Fondazione Tommasino Bacciotti. Fermi tutti, sono già stanco, sono passati pochi minuti all'inizio della trasmissione, tanto Bologna 1-1 con lo Spezia, ricordiamolo, tutto molto bello, ieri la Fiorentina che vince con l'Atalanta, terza vittoria, terzo incontro in stagionale tra Gasperini e Italiano, terza vittoria di Italiano contro Gasperini, una foto che rimarrà iconica, anche se poi è stata, Fabio, Michele, è stata, la vediamo con l'ausilio della regia, è stata...
contrabbandata come foto di sconforto di Gasperini, in realtà non è una foto di sconforto di Gasperini, era semplicemente, a parlare con i panchinari, ma non è che si sta disperando. Gli parlava del suo sconforto. Va bene, questa è una lettura. Comunque, non mi sembra la faccia entusiasta. Ecco, diciamo una cosa, il momento forse più divertente anche che calcisticamente e folcloristicamente impattante quando Gasperini è uscito dal campo. Deve essere stata dura. Con la ola. La gestione delle emozioni di quel momento deve essere stata allora, molto dura. Tema... Non era sicuramente ben voluto fin dall'entrata in campo, insomma. No. L'avevamo intuito. Ma lo sapete? Va anche ricordato il perché. Ricordiamolo, perché abbiamo una grafica su questo. Leonardo... La storia di Gasperini, pur quanto bravo, è una storia juventina. Lui è stato allenatore della Juventus. Dunque a Firenze tutto ciò che è white and black, poi, bianco sì, e nero, Michele, è visto... È la storia anche dell'antipatia di alcune frasi dubbio, dette dubbio. Su Chiesa, però, il cascatore. Sì, dubbio. Cioè, però ve la leggo al eccola volo. Eccola lì. Allora, sì, tutto sì. Iniziò, che poi non iniziò, diciamo l'abbiamo preso come punto di riferimento, ma... diciamo le ruggini iniziano da prima. No. 1 ottobre 2018, vi ricordate Fiorentina Atalanta? Ha detto una cosa che ora dice tutta Firenze. Bravo, perché all'epoca disse quello Chiesa. Che disse il primo ottobre lo dice tutta Firenze. Quello di Firenze, però dico che Chiesa per quello che ha detto l'allenatore dell'Atalanta non lo deve mia bravo, dire. Bravo. Ma non solo. Quello che ha detto il 15 gennaio 2020 lo trovo di una gravità estrema. Ma è un calo di stile proprio. Di fece io, anche quello che ha detto carata, dopo lo trovo. Sì, leggi Gianmarco. Allora, perché il 15 gennaio del 2020 a chi gli offendeva la mamma, perché diciamo anche qual è stata la provocazione, dalla curva, dal Partelli dicevano di tutto sulla mamma, lui rispose i fiorentini sono maleducati e cafoni. E saranno loro figli. Tra l'altro mi verrebbe da dire che l'offesa alla mamma nel calcio è una roba bravo, che non si sente mai. Non voglio giustificarla, perché abbiamo la mamma. Nei dilettanti, se non ti offenda la mamma vuol dire che non sei abbastanza autorevole per stare in campo. Posso dire, posso aggiungere... Una medaglia d'onore. Giusto, non è giustificabile. Non è giusto, ma è comprensibile. Su un campo da calcio succede. Tra l'altro, l'altro giorno stavo vedendo una clip di Brera, giornalista a caso, che diceva che lui era stupito del fatto ci fossero così poche coltellate negli stadi. Ovviamente si parla di un altro tempo. Un'altra cosa mi viene in mente sulle mamme, invece, Bergoglio. Che dice che se a qualcuno gli offende la mamma lo picchio. Quindi Gasperini giustamente era un po' incavolato. Dai. Giustifichiamo Gasperini perché l'ha detto anche il Papa, l'ha sdoganato il Papa che addirittura darebbe un ceffone a chi gli offende la mamma. Vabbè, comunque diciamo che fino potrebbe a quando giocare a calcio. Fino a quando si rimane nel seminato, qualche insomma, fa anche parte Ferri della logica sportiva dello centrocampo a Petri, non lo so. Scaramucci in campo, ragazzi. Che dicevano a Petri quando ma che fra Ronta, San Gaudenzio, San Cinale. Leonardo ha giocato una parte del Mugello particolarmente, come dire, pelago. Io lo ricordo, comunque veramente, lo ricordo veramente come centrocampista. No, invece, guarda, come centrocampista. Lo ricordo bene, Leonardo, perché... Ma io insegnavo calcio già. Guarda, no, come giocatore. Viveva già nel futuro. È presente Felipe Melo, quando arrivava sul pallone, arrivava sulla gamba. Cioè, era bravo. No, è quantità, è un centrocampista. Allora, ero multitasking, perché negli ultimi anni giocavo alla Rontese, finivo la partita e andavo a fare il pezzo sulla Rontese... Conflitto di interessi di Firenze, conflitto di interessi con tanto di voti conflitto di interessi chiaro. Non ce la pensi più assente. Cristiano, tu l'hai mai visto giocare Petri a calcio? No, hai mai avuto modo? Cristiano venne una sera a Ronta a presentare la squadra, cioè, ti ricordi presentasti la Rontese? No, se l'hai scordato. Assolutamente sì, purtroppo sì, l'ho visto. Era veramente uno dei più scarponi della seconda categoria. Anche lì sapeva vendersi molto bene in campo. Aveva dialogo e anche carisma, devo dire, con l'arbitro, con i compagni, con la squadra in generale. E l'ho dovuto anche presentare una sera. Sì, una sera bellissima, come tutte le sere, diciamo, del calcio autentico dei dilettanti all'Helen Club di Roma. L'ho dovuto annunciare e presentare a noi stessi, quindi è una presentazione domestica. Ho fatto anche questo all'inizio della carriera. Ma lo metti nel curriculum, no? Certo. Pucetti, insieme a tutto insomma, il
tutto quello che hai fatto nella vita di bello italiano, ci dicono da casa, è già guardato dalla Roma, dalle big. Per trattenere i giocatori forti occorre arrivare nelle competizioni europee e una programmazione che non preveda le cessioni dei migliori. Ragazzi, la Juve si torna sempre lì. Fabio, che hai detto? No, dico, secondo me l'italiano è all'inizio, se farà un piccolo percorso, spero di 2-3 anni qui, in modo da portare la Fiorentina in Europa, in modo da far fare comunque anche alla squadra un salto di qualità, dopodiché secondo me è un percorso naturale, quello di, si è dimostrato davvero di avere quei valori su cui siamo, su cui ha dimostrato qua, è giusto anche che faccia le sue esperienze di un livello superiore. Magari rimane qua perché noi a sorpresa fra 3 anni giochiamo la Champions, quindi non lo puoi sapere. Il calcio ha il grande vantaggio che, come diceva giustamente il vecchio Leo, a maggio si chiude sempre il cielo, no? E si tirano i risultati. Oggi, secondo me, dobbiamo avere l'entusiasmo che citava Michele, perché è solo con l'entusiasmo che secondo me questa squadra può arrivare davvero a ottenere dei risultati. E con programmazione, ci correggono da casa. Programmazione, strategia e organizzazione. C'è programmazione in questa Fiorentina, Fabio, Michele? Allora, l'anno, per 3 anni oggettivamente secondo me il punto debole è stato quello, la carenza organizzativa e forse anche l'inesperienza. Questo mercato dà ragione a Petri, dà ragione a chi l'ha fatto, quindi il direttore sportivo Pradè, non c'è ombra di dubbio, e soprattutto siccome la rosa è quasi sempre, è quasi la stessa, al grande motivatore che è Vincenzo Italiano. Voglio fare una domanda a Fratini. A Fratini. Ma guarda, ti fa una domanda perché te fra noi sei l'uomo di calcio. Io fra di voi, di trattativa. Charles Aznavour. E questa volta ti fa una domanda seria. Sì. Il contratto di Italiano scade nel giugno del 2023. Sì. Quindi noi andremo a fine campionato e poi inizieremo la prossima stagione con il contratto di Italiano in scadenza. Ti chiedo, quando è il momento di rinnovare il contratto pesante, di andare su Italiano per rinnovarlo? Ma io, Leo, ti rispondo, sicuramente Italiano avrà fatto anche un contratto ad obiettivi. Allora, ti capisco, lo vuol dire, per non rischiare i vari casi di Donnarumma o di non andare. No, secondo me è un rischio iniziare la stagione con Italiano in scadenza. Io ti rispondo. No. Secondo me è giunto. Stanno guardando ora proprio dove arriva la Fiorentina. Allora, secondo me l'Europa League diventa determinante per tutti e tutto. Secondo me hanno anche delle entrate i calciatori se si piazzano in Europa League. Cioè, non solamente Italiano. Dunque, dobbiamo, ecco, in preda all'entusiasmo, in scia all'entusiasmo, visto che ci si crede un po' tutti, nessuno deve illudere alcuno o deludere alcuno. Allora, crediamoci, andiamo avanti in modo quindi positivo. Quando lo rinnovi sto contratto? A giugno, ora, maggio giugno. Ora, subito. Puccetti, quando lo rinnovi? Lei, ma lo sa qual è lei? Qual è? Che per rinnovare un contratto bisogna essere in due. Vabbè, ma sì. Però allora, mi sento forte, lo sai perché mi sento forte in italiano? Mi sento forte perché il secondo allenatore è cresciuto a Firenze, è figlio di un dirigente e ha la Fiorentina nel cuore. Sì, dunque sì, mi sento forte. Sì, è stato anche lui l'ha portato. Secondo qua. Secondo te rinnova a giugno di 2022, Italiano? Per me rinnova. Dipende dal mercato. Per me rinnova. Sentiamo Cristiano. Se gli rivendano, cioè chiaramente dipende dal mercato. Sentiamo Cristiano. Cristiano di certo non sarà felice. Perché Italiano, se va in Europa è forte a giugno, Italiano. Di certo non sarà stato felice che gli abbiano venduto. No, comunque. Scusami Michele, cioè, questo è il segreto di Pulcinella. Un allenatore che va in campo a cui tolgono la punta di certo non sarà stato felice, non avrà aperto lo spumante, però da qui a dire, però, addirittura mettere in... No, era un cazzo nero. No, sì, però sì, fermo, ha fatto anche una dichiarazione, sicuramente l'ha fatto... una metafora. No, ha fatto una dichiarazione nella quale diceva... No, me la ricordo io, ha detto, andate da Vlahovic, ma adesso siamo più forti di prima, potete ricercarla, E tu volevi dire? Ma ha messo la faccia! Ma come mai l'Atalanta? Posso capire l'Atalanta? Ha dato via Gosens, ha perso il calciatore. Ha perso il calciatore, ha dato via l'Inter rotto, ha perso il calciatore. L'anno scorso Papo Gomez era un altro bel calciatore. Però l'Atalanta ha creato bene e qui
condivido con Leonardo, si permette di dare addirittura il ruolo diverso Barro al Bologna, e vediamo stasera. Ma è che tu mi parli con Sartori, no, a Barone? No, ma che c'entra? A parte, sono a parte Sartori non va paragonato con Barone, eventualmente con Pradè. E a Barone eventualmente, con chi lo fa? Eventualmente sono due ruoli diversi. Perché Barone non fa le trattative su, sì, calciatori. No, ma non c'entra, ma chi li sceglie? Chi li sceglie è il non tecnico. Li sceglie Barone? Il direttore tecnico, però, in base alla referenza del direttore tecnico. Non, ah, no, te sei convinto e non li scelga Barone? Non mi sono ben espresso. No, Barone li avalla sicuramente, ma li sceglie Pradè. Non, il ruolo è quello, cioè, di Pradè direttore tecnico. La squadra la fa Pradè. A Firenze la fa Pradè la squadra. Allora, se no, veramente. Ma in futuro o in passato? Aspetta, fermi. Barone sicuramente avvarrà, cioè, avvallare. Cristiano, aiutami tu, metti ordine a tutto questo caos. A noi piace il caos. Guarda, utilizzerò un aneddoto per risponderti alla domanda di Italiano. Qual è? Io ho seguito e ho commentato lo Spezia nell'anno della promozione, quindi in Serie B è tutto molto diverso, cioè anche il rapporto fra allenatori e giornalista, anzi quasi l'allenatore pensa di aver bisogno di buona stampa per arrivare in alto. E ci ho parlato in modo particolare in questo rapporto, diciamo, molto paritario, prima di una sfida tra la Spezia e la Juve Stabia, quando Italiano al debutto con la panchina dello Spezia aveva fatto una vittoria e 6 sconfitte e era in discussione. Se perdeva quella partita veniva esonerato. Vinse quella partita, arrivò ai playoff e dopo tanti anni in cui lo Spezia aveva speso tantissimi soldi fallendo sempre la promozione, nell'anno in cui aveva speso meno ma aveva preso un allenatore fortissimo, è arrivato in Serie A e si è confermato salvandosi l'anno successivo con Italiano. Lì ho capito che quell'allenatore lì, in quelle chiacchiere semplici che si fanno in un momento difficile per lui, non guardava in faccia a nessuno ed era talmente convinto di arrivare ad altissimi livelli che niente, neanche un esonero, gli avrebbe compromesso questa sua autostima. Quindi rispondo, ho fatto questo gran giro e vi ho raccontato magari anche una curiosità. Ciò premesso, dice Bucetti. Rispondo dicendo che Italiano non starà un minuto in più sulla panchina della Fiorentina di quanto lo vorrà. È un allenatore molto ambizioso, sa che probabilmente arriverà ad altissimi livelli, sta benissimo alla Fiorentina, può restare magari un altro anno, ce lo auguriamo, se lo augurano i tifosi della Fiorentina, ma è chiaro che un allenatore con questi presupposti e considerato come si è comportato lui stesso di fronte a una bellissima opportunità per la sua carriera, la Fiorentina, l'estate scorsa, i contratti non hanno nessun tipo di valore. Vabbè, la dimostrazione, scusami, aggiungo Cristiano, è proprio la situazione che si è verificata a Spezia, perché lo stesso Italiano aveva rinnovato poi con lo Spezia, però appunto nel calcio i contratti si fanno, appunto, e si disfanno. Quindi Italiano... è inutile lambiccarsi il cervello su quando rinnoverà, come rinnoverà, no. Avrà il contratto in scadenza fino a... Questo non vale assolutamente niente, no. Starà alla Fiorentina fino a che sentirà di avere... dentro questa dimensione, dentro questa squadra e dentro questo ambiente. Quindi mettersi a sedere subito. Quindi, a giugno? Lo sai che no, Cristiano ha detto una cosa sacrosanta, che i contratti di fatto non valgono niente, perché se Italiano decide di andarsene, nulla. Via. E dicendo questo, io vi posso garantire che purtroppo Italiano sarà il nuovo mercenario per Firenze. Perché sarà quello che quando si accorgerà che purtroppo le ambizioni della Fiorentina per motivi. Tutti i motivi che volete, anche legittimi, non saranno le ambizioni sue, lui saluterà. Ma questo fa parte del calcio. Questo fa parte della vita anche. Se noi sostituiamo fa parte la anche parola della mercenario, no, sostituiamo la parola mercenario, no, che mettiamo professionalista. No, mercenario, perché a Firenze questa gente viene additata di mercenari. Diciamole cose come le sì, ma questo è calcio. A fine, questo è calcio per chi... Ma siccome il calcio è per poi e il pallone è per tutti, quelli che si occupano di pallone gli daranno di mercenario. Petri, il calcio. Vabbè, questa ce l'ha anche nella copertina di Facebook. No, cos'è, dai, che hai detto? Il calcio è per pochi, il pallone è per tutti. Esatto. Un cavallo di battaglia. La voglio scritta sulla pagina di Wikipedia. Appunto. No, no, te no, te Matteo, tu va a tatuatela. Me l'aveva tatuato, ora Dio, sono un po' contrario ai tatuaggi. Però ecco, no, se noi sostituiamo Fabio alla parola mercenario, ora Petri usa un
un termine forte, va bene? Dal greco. Traditore, traditore. Dal greco mistoforos significa colui che lavora per denaro e quindi cambia casacca per denaro. Il professionista. Cioè, nel senso, le bandiere, come avete visto, sono state negli ultimi anni pochissime, negli ultimi 20-30 anni, e sono state scelte di vita, eh? Abbiamo visto di recente solo l'addio di Francesco Totti a Roma, che è stato, secondo me, un esempio di... Tra l'altro, diciamo, è più facile essere bandiera quando ti rinnovano il contratto tutte le volte e ti danno bordate di milioni. Che tu fai? Questo no, però, cioè, nel senso, è tutte le volte la bandiera... Uguale a Battistuta e Rui Costa. Esatto, ma uguale. Fabio... Tutti gli anni aumentava un miliardo di contratto. Infatti, però questo, ragazzi, però è il gioco delle parti. Ma certo, il più grande rammarico si può dire. Il più grande rammarico. No, Giancarlo Antonioni, che non c'è in questa Fiorentina, è il più grande rammarico che si possa ricordare. Giancarlo Antonioni, se oggi fosse calciatore della Fiorentina, andrebbe alla Juve. Ma a parte io parlo di figura, bandiera e l'essenza dell'appartenenza. È l'unica cosa veramente è importante per me, poi tra l'altro, per me, e non amico, ma per me fiorentino, manca lui. Poi il resto... Michele, mi permetto di dire, ho fatto una comunicazione in Consiglio Comunale dicendo che Giancarlo Antonioni è Firenze e Firenze è la Fiorentina. Bravo. Per ricordare la nostra bandiera. Attenzione, notizia di massima irrilevante importanza. Dalla Russia, domani terminerà il calciomercato, quindi... Io credo Corin... che abbia qualche problemino in più Corin in pubblicità no vabbè, allora se questa è una nota di leggerezza, perché stanno accadendo delle cose non proprio diciamo confortanti e rassicuranti a livello anche purtroppo di politica estera, però ecco, comunque... aspetta, la notizia qual è? Che Kakorin va verso la permanenza in viola, perché non si è trovato neanche in Russia chi è disposto ad accollarsi lo stipendio di 1,8 milioni. Questa notizia deve fare la risoluzione la società, se non lo vuole la farla in due la risoluzione. Sì, l'accordo lo possono trovare eventualmente, quando anche laddove volessero trovarlo. Tornando però sul discorso di prima, sì. Innanzitutto italiano mi sembra il livello l'abbia alzato, perché la Fiorentina recita un'altra storia rispetto allo Spezia, con tutto il rispetto per lo Spezia. Mi sembra, non solo, sebbene a Firenze, qualcosa hanno fatto, hanno preso questo Viola Park che dà non solamente entusiasmo, ma continuità al progetto della Fiorentina, giusto Fabio? Non solo, ma se si parla... Così, non, mi sembra di impazzire. Programmazione posso condividere con tutti qui, perché la programmazione è la prima cosa. Ma come mai il Sassuolo? Io mi ricordo l'anno scorso. Che me ne frega di Sassuolo? Sassuolo non esiste. Che incontrerai? Il Sassuolo è un'entità astratta, non esiste. Il Sassuolo non esiste, però c'ha. Il Sassuolo non esiste, però c'ha Berardi e volevi te. Sì. Giusto? Aspetta, ti indico anche, da lontano si può, da vicino no. Berardi e lo volevi te. Te. Certo. Ma io ne volevo te. Poi c'ha un certo Raspadori che vorrebbero in tanti. Scamacca vorrebbero in tanti. Sensi l'ha dato via, ha fatto il giro dell'Inter, rotto, ma lo volevano tutti. E non solo, Locatelli non è da Juve, però bene o male, scuola Milan. Ma è una realtà il Sassuolo, vanno tutti a pescare lì, ma ci sarà un motivo. Non solo, ha preso un certo Luca Moro, classe 2001. Catania, attaccante buono. Padova, Catania, ora Sassuolo. Non solo, voleva prendere anche il signor. È sparito un certo Luca, classe 2000, Pisa, arrivava Puskas, guarda la tribuna, faccio un esempio, faccio per dire, giocano insieme, duettano, ma 21 dalla fine. Duettano. Michele, però non ho capito, è ripartito da italiano e poi sei andato ai calciatori. No, italiano. Cosa volevi dire? Non capivo nulla, mi ricollego a Ronta, scusami, Cristiano. Ma perso il filo, sinceramente. No, mi ricollego a Ronta. Da italiano e stavo... No, ritorno su italiano. Cioè, italiano tu sei andato a Lucca. Alzati lì, a Ronta, a mangiare i tortelli. Allora, la prossima volta vengo anch'io. Cosa volevi dire su italiano? Il concetto, per me, italiano, alzate livello. Non ha, se vanno in Europa League, si parla più che altro, si parla di niente. Cioè, italiano ha sposato un progetto della Fiorentina. Io non penso. Sì, per me sì, ha sposato, per me rimane a precedere, rimane. Secondo Fratini, italiano, per rimane. Per me rimane italiano. Sempre ad sempre ma con la Fiorentina. Ma rimane se non c'ha offerte meglio, il discorso no, è... Le ambizioni dell'italiano sono importanti, sì, ovviamente, sì, ma penso tutte le ambizioni, cioè chi è che si mette, arriva a quel livello e non ha ambizioni importanti, però...
ricordiamo anche che un allenatore che è passato da Firenze recentemente era molto ambizioso, disse che in 5 anni avrebbe vinto la Champions, poi non so che fine abbia fatto, quindi... No, come lo chiedo io che fine ha fatto, lei allena il Flamengo, appunto, Paolo Sosa. È andata alla grande. La Champions non si può vincere allenando il Flamengo. Però no, però a Rio si sta bene, vero Fabio? Però Cristiano Puccetti, perché Giorgetti si fermi un attimo, fermi, a Rio si sta bene. No, perché... prima di passare da italiano eventuale permanenza, c'è cioè da passare dai prossimi 2 o 3 mesi che saranno molto importanti, perché la Fiorentina intanto ieri approfitta della frenata delle dirette concorrenti e poi il 2 di marzo c'è la Juventus e da lì passa anche l'eventuale accesso all'Europa. Cristiano. Sì, comunque io prima avevo stimolato il discorso di Frattini sul Sassuolo, perché pensavo che lui volesse andare sull'allenatore. E vi darò un annuncio, Dionisio. Cioè vi darò una notizia in anteprima. Quando andrà via Italiano, ne arriverà un altro. Cioè, nel senso, bisognerà scegliere un altro allenatore il giorno che Italiano deciderà di andare via. Sarà e bisognerà farlo con la stessa lungimiranza con cui è stato scelto Italiano. Io pensavo che Michele volesse fare il paragone con Sassuolo, il quale ha perso De Zerbi, che è stato giudicato giustamente un bravissimo allenatore, e aveva già sott'occhio un allenatore molto emergente, anche molto simile a Italiano, più, un po' nel modo di giocare, ma anche molto nel carattere, che è Dionisi. Quindi dopo Italiano arriverà un altro allenatore, tutto sta nel saperlo scegliere e nel saper seguire un'idea di calcio che sempre deve essere il focus di una società. Ora, al di là della semifinale con la Juventus, nella quale la Fiorentina parte evidentemente sfavorita, e non solo per la cessione di Vlahovic, che ha acuito la distanza fra le due società, la Fiorentina deve continuare così, deve cercare di capire quali sono i calciatori su cui poter creare una squadra più forte il prossimo anno, magari se si rende conto che c'è la disgraziata ipotesi di andare in Conference League, perdere qualche partita per evitare dei viaggi massacranti, una coppa di nessunissimo interesse e soprattutto dispendio di energie clamorose, e cercare di mettere in questa squadra dei giocatori, magari confermare qualcuno che ha fatto bene, che è piaciuto, riscattare spendendo i soldi di Vlahovic elementi che si sono integrati bene, fare qualche acquisto mirato e puntare sempre su Italiano e provare il prossimo anno, se c'è una moria di medio-alte squadre come quest'anno che falliscono la stagione o che comunque non sono così forti come sembravano all'inizio, provare a entrare in Champions League. Fantastico. Quello è il traguardo che può cambiare la dimensione della Fiorentina. Dopo questa... Non l'Europa League e assolutamente no. Non la Conference League. Bene, dopo questo attestato... Io la trovo di una... Aspetta, lo ridici dopo la pubblicità. Dopo questo attestato di firma di Cristiano Puccetti per la Conference League, che tutti noi apprezziamo... Di amore. E dopo Petri su questo ha da ridire... Ma è di una gravità assoluta. Aspetta, lo dici dopo la pubblicità perché abbiamo anche 9 temi che vi voglio sottoporre. Tema Fiorentina. 9, sono tanti. Come? Però appariranno qui dietro nel video, quindi diciamo, sarete agevolati anche dal punto di vista visivo. C'ho 9 temi, 9 temi e Petri che risponde a Puccetti quando? Appena dopo pochi secondi di pubblicità, sempre qua. Impressione.
La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in via del Castagno, a Prato. Dobbiamo andare velocissimi, tantissimi temi. Cristiano Puccetti dice: la Conference League sarebbe una disgrazia e dovremmo perdere le partite. Dice: la Fiorentina dovrebbe perdere le partite pur di non andarci. Che dice Petri? Che dice Ferri su io questo? Io dico che onestamente, da una parte si parla della Fiorentina come di una squadra che deve vendere per forza i suoi migliori, che non ha possibilità di competere, una squadra che negli ultimi anni ha lottato sempre per la salvezza, che non vince nulla da 21 anni, che da 8-9 anni non va in Europa, e noi si fa gli schifiltosi perché non si vuole andare in Conference League. Ma non si vuole andare, ma in Conference League quest'anno c'era Roma e Tottenham, che il Tottenham 3 anni fa faceva la finale ai Champions. Quindi non sei e d'accordo. Se non era per Conte che praticamente sono andato a giocare non a è d'accordo, non è d'accordo, non sono d'accordo nemmeno io, detto ma stiamo scherzando, anche perché devo aggiungere al volo che c'è delle trasferte ottimali. Baku, Almada, vediamole. Baku è bellissima. grafica la grafica è sull'Europa League, a maggior ragione, a forziori, come direbbero i latini. Guarda quali sono i contra. Trasferte scomodissime, Moldavia, Ucraina, Kazakistan, di questi ma il tempi. Calcio è bello perché anche questi hanno bisogno di competere, ma noi siamo quella roba lì a livello europeo. Finché noi ci sa zero il ranking, è dai. Non l'ultima volta si è vinto la Coppa era l'altro millennio, ma perché si vince? No, si vinse contro l'Atalanta a Bergamo, e per questo è nato l'Asio, perché si vinse a Bergamo noi. No, ti ricordi? No, si vinse anche lì. A Bergamo si vinse ma quella è la Coppa Italia. Vabbè, per esempio la Coppa. No, qui si parla di roba interna. A parte tutto, ma se vinci la Coppa Italia vai in Europa League. Ma in Europa se vince la Coppa Italia, dunque con la fortuna importante... che sai il primo turno si trova a squadra ucraina, ma diventa importante anche la Coppa Italia o non condividete allora... se vinci Coppa Italia va avanti fermi lì, volevo... secondo me vai Fabio, vai, poi andiamo da Puccetti, no, voglio chiedere una cosa a Puccetti, vai. Appunto, come giustamente sottolineava Leonardo, sono 21 anni che la Fiorentina non vince una Coppa, e comunque io non lo so, anche professionista del settore, del giornalismo, insomma, si percepisce un po' di frustrazione nell'ambiente per la mancanza di un trofeo. È storicamente il periodo più lungo in cui la Fiorentina non ha vinto qualcosa. Vabbè, molto chiaro. Fermi lì. Cristiano, il gol dell'Atalanta annullato ieri. Guarda, è un periodo... Vai. Sì. Dicevo, un periodo eguaglia il periodo più lungo, perché la Fiorentina è stata dal 1975 al 96, giusto? 96, senza vincere niente, vinse la Coppa Italia e poi l'ha vinta nel 2001 la Coppa Italia, quindi 2022 sono esattamente 21 anni e 21 anni.
Ma quale trofeo dovrebbe vincere la Fiorentina o potrebbe vincere? Cioè, la Coppa Italia sarebbe una bella impresa, perché è una coppa costruita per eliminare le squadre teoricamente più deboli. Anche diciamo il tabellone è abbastanza demenziale, cioè mette la squadra più debole che gioca in trasferta, in gara secca contro la più forte. Ha ragione Sarri, ha perfettamente ragione, non c'è la volontà di equilibrare mai il gioco, la competizione, perché i premi che danno alla Champions League, alle squadre in Champions League, le dovrebbero dare all'Europa League, alla Conference League, per contribuire le squadre a crescere di livello e a fare un campionato anche, cioè una competizione europea più equilibrata. Ma a parte questo discorso che è molto politico, no, ma il gol, sai, il problema gol è da annullare secondo le nuove regole, no? Secondo le nuove regole, perché cos'è successo? Prego. No, ti faccio vedere cosa ha postato il direttore operativo spagnolo dell'Atalanta, su Instagram, molto polemico, che ovviamente criticando la scelta dell'arbitro segnala Malinowski, che in quel momento logicamente non era in posizione di fuorigioco, ma non è su Malinowski che si concentra logicamente il focus, su Atebor, che invece ha la spalla in fuorigioco. Cristiano, vuoi spiegarci, ragazzi, giusto, fuorigioco o non fuorigioco? Giusto, ma guarda, allora, siccome cosa è successo? Con l'introduzione del VAR, gli arbitri ormai sono, diciamo, si limitano a fischiare le punizioni. I guardaline potrebbero mettere tranquillamente uno steward, perché noi avevamo gli assistenti migliori del mondo in assoluto e adesso devono solo segnalare la bandierina sulla rimessa laterale, no? Perché non dovrebbero neanche nel dubbio tirar su la bandierina, far salire la bandierina sul fuorigioco, come sia successo che abbia visto la spalla di Atebor in vantaggio non si sa. Ma a parte questo, avendo ristretto totalmente la discrezionalità, cioè il ruolo, anche l'anima, la bravura e il divertimento degli arbitri, gli arbitri da soli, io non ho problema a dirlo questo perché l'ho detto pubblicamente a Coverciano, al designatore, alzando la mano in conferenza stampa, cosa hanno fatto gli arbitri, a cui hanno tolto tutto il senso della loro missione? Hanno ricostruito su singoli episodi la discrezionalità di poter valutare, per così ritagliarsi un minimo spazio per poter contare qualcosa all'interno della partita. E allora la regola qui dice che il calciatore che ha una parte per cui si può giocare con cui si può giocare il pallone in fuorigioco, la spalla, l'abbiamo già detto, diventa attivo nel momento in cui impatta, partecipa, diciamo in maniera semplice, perché in realtà è tutto molto più difficile per ampliare la discrezionalità, partecipa all'azione, e Atebor partecipa anche soltanto inseguendo il pallone che non riesce a raggiungere, però induce Biraghi a seguire, senza riuscire a fermarlo, la sua posizione e a non guardarsi alle spalle, quindi tassativamente incide sull'azione. Questo lo dicono le regole che gli arbitri si sono voluti creare per ripristinare un minimo di discrezionalità a loro favore. Quindi c'è giurisprudenza. Quindi sorprendentemente Doveri ha applicato quello che ha detto il VAR, ma comunque, diciamo, un po' per caso Doveri ha preso la decisione giusta. Decisione giusta. Petri? Sì, è decisione giusta. Giusto. Però c'è dubbio. Se me la fanno a me e annullano un gocco c'è la Fiorentina, mi incavolo. Perché obiettivamente è dal regolamento giusta, ma molto puntigliosa. Molto. Perché onestamente. Perché andare a vedere la spalla. Però ha ragione. Io sono d'accordo con Cristiano. Non ho niente da aggiungere a ciò che ha detto Cristiano. E già mi sembra buono. No, notizia. Petri è d'accordo con Cristiano Puccetti. Io direi che abbiamo già fatto serata. Giorgetti, Michele Frattini su questo. Per me fuori gioco. Ha fatto un'analisi perfetta, veramente. A questo punto Puccetti, visto mi chiama Frattini, siamo amici da 30 anni. Sì. Cristiano, hai fatto un'analisi perfetta. Da qui davanti ha detto Michele. Ha detto all'analisi. Bravo. Però mi è piaciuta l'analisi. Ferri, d'accordo? Bravo. C'è una regola, la regola d'accordo, si applica. No, l'ha spiegata bene, proprio l'ha resa bene. I millimetri. Se uno proprio
No, ma a me mi è piaciuto particolarmente sulle dinamiche arbitrali e sulla ricerca dell'arbitro, del ritrovare uno strumento, perché... una modalità di potere. Lì mi è piaciuto. Gli arbitri che si ritagliano una discrezionalità laddove in teoria sarebbero. Con questo intervento, certo, Cristiano si è guadagnato 8. La sufficienza. No, che 8. La sufficienza. La sufficienza. A me dispiace veramente. A me dispiace veramente per gli assistenti. Ricordate, gli assistenti, sì, cioè, erano per distacco gli italiani i migliori del mondo e sono stati davvero frustrati da questa introduzione del, diciamo, in dubbio no flag, non alzare la bandierina. Cioè, cosa devono fare loro? Devono dire di chi è il fallo laterale. Finito. Però è sempre stato così, Cristiano. Cioè, scusami. Non possono neanche. Cristiano, è sempre stato così. Per i guardialine, nel dubbio, non alzavano mai. Cioè, la regola è sempre stata questa. Poi, oggi abbiamo uno strumento tecnologico per vedere. Ma adesso devono lasciare continuare l'azione fino alla fine. Cioè, prima un guardalino si allenava una settimana prima del pari, se parlavi, per un invalidare che loro nel dubbio non alzava la bandierina. Un gol per segnalare una posizione di fuorigioco, per incidere, diciamo, con la sua bravura sulla qualità, sulla limpidezza, sulla equità di una partita. Adesso tutto questo gli viene privato perché lui non può alzare la bandierina, perché poi ci penserà il VAR. Cioè, il più frustrato è l'assistente, che erano anche i più bravi. Il livello medio degli arbitri rispetto ai guardaline era iniquo, cioè i guardaline erano nettamente più bravi degli arbitri. Fra l'altro, e sono stati castrati, perché possono fare come nei dilettanti, può andare il dirigente della squadra a dire se un fallo laterale va su o giù, no. Il resto non hanno niente da fare, prima avevano un ruolo determinante, prima alzando la bandierina ti fermavano un'azione. Ti fermavano un possibile gol. Adesso non contano più nulla. Scusami, Cristiano, però fa specie che i guardialine italiani fossero i migliori al mondo, perché di solito diventi guardialine quando come arbitro non sei arrivato a un determinato livello. Se non sei arrivato in Serie A come arbitro, magari sei un guardialine di Serie A facendo l'arbitro di Serie C. Forse mi sono spiegato male. Fabio, vengono da tutto il mondo, a tutte le classi arbitrali del mondo, vengono a Coverciano a imparare dai nostri, perché hanno delle tecnologie, hanno delle metodologie per l'individuazione del fuorigioco che sono una cosa pazzesca, e anche una maestria, un modo di allenamento, un metodo di allenamento. Gli arbitri si allenano, i guardalini si allenano, che non ha uguali nel mondo. Sì, ma sono stati mortificati, ed è stato molto strano comunque, insomma, che avesse individuato comunque il fuorigioco, che era un fuorigioco di spalle. No, è stato bravissimo, fra l'altro, insomma. Io invece a Puccetti stasera per la performance darei un 8, sì. Ma quale 8? È stato bravissimo. Sufficienza risicata. È stato assolutamente equilibrato. Sempre però, voto. Sempre. Puccetti, diamo un voto anche a Petri, lo dai tu. Ma come lo dà lui? No, da lui. Tu hai dato il voto a Puccetti, facciamo par condicio. Petri, guarda. Petri, ho contribuito, e lui lo può dire, a all'emergere, alla creazione e al lancio di un personaggio che non ho, diciamo, scoperto in prima battuta io, ma che gli ho dato tantissima fiducia, perché il tuo ruolo è stato importantissimo, il suo ruolo è stato importantissimo, molto, molto dure, molto, certo, molto da bastian contrario, ma siccome ha una forma mentis calcistica, fa l'allenatore, ha giocato anche al calcio ai suoi livelli, per carità, però anche è molto difficile trovare un giornalista che si intende, ora adesso non vorrei offendere nessuno, però che si intende veramente di calcio come Leonardo. Tanti sento parlare e fare delle domande, diciamo, scimmiottando magari i commenti tecnici o gli opinionisti veri in conferenza stampa. Io faccio sempre domande, mi capitano, molto banali, perché non sono un grandissimo intenditore di calcio. Leonardo invece, quando parla di calcio, lo ascolto volentieri. Ma che voto gli e dai abbina stasera? Nella figura del giornalista anche una conoscenza calcistica che voto molto gli dai rara stasera? Diciamo. Hai si sente quando sono frasi riportate o frasi autentiche. Devo chiudere, Cristiano. Che voto gli dai stasera? Hai girato intorno, che voto gli dai? 5, ecco. Vai, su questo chiudiamo. Logicamente, Fabio Ferri, insomma, a Bologna 1-1, a Bologna 1-1, manca. Siamo all'82esimo, ancora fermi sull'1-1. Sta maturando un eccellente 1-1 a Bologna. Ringrazio Fabio Ferri di essere stato con noi. Ringrazio. Ah, siamo in chiusura? Eh?
Pensavo ci fosse il giochino. No, siamo in chiusura, siamo in chiusura. Sai che l'equinumerino lì. Ringrazio l'insufficiente Petri. Si diverte, l'insufficiente Petri, 5 secondo Cristiano Pucci. Grazie Leonardo, ti ritroviamo con Vignolini che tornerà dalla montagna settimana prossima. Sa, vediamo se torni. Ringrazio Cristiano Puccetti di essere stato con noi. Ti invidiano i mobili di casa, ce lo scrivono qua oltre al divano. Ti invidiano, hai sempre queste li vendo all'asta. Queste location che fanno sempre emozionare il nostro pubblico a casa con grande entusiasmo. Fabio Giorgetti, grazie a voi. Stato con noi. Michele, molto pugnace stasera, voto a Michele Fratini. Grazie io, a voi, Ozzo. Buonasera. L'appuntamento con A Tutto Gol invece è venerdì dalle 21:15 con la bellissima e bravissima Greta Beccaglia. Rimanete con noi.